Consiglieri, vi prego di prendere posto. Bene, buongiorno, la seduta è aperta. Passo la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Abbiamo un assente giustificato, il consigliere Tosatti, i presenti 17, assenti 7 più la presidente, grazie. Allora, consiglieri, prima dell'apertura dei lavori, in considerazione di quanto è accaduto in merito alla morte di una giovanissima ragazza, Desirée Mariottini, questa presidenza propone un minuto di silenzio. Grazie. Grazie, scusate il microfono. Allora. Bene, passiamo al primo punto all'ordine dei lavori. Ah, scusatemi, scrutatori odierni, il consigliere Pompei, la consigliera Tripputi e il consigliere Carlone, grazie. Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, la mozione a firma dei consiglieri Alabiso, Tributi, Candigliota, Zitoli, Ferrauto, Giannone, Carlone, Ariano, La Zazzera, avente ad oggetto l'installazione dei punti solidali nei mercati rionali. Relatore, prego. Non mi si accende. Scusami, mi ha acceso? Allora, un terzo del cibo che viene prodotto in tutto il mondo viene gettato. L'80% di questo cibo potenzialmente è ancora utilizzabile. Per contro, nel mondo abbiamo 785 milioni di persone che soffrono la fame, quindi un grandissimo paradosso. L'Italia in un anno butta circa 2 milioni di tonnellate di cibo. Veniamo adesso al nostro municipio. Mi è capitato di vedere delle persone che raccolgono, diciamo, dei generi alimentari dai cassonetti dell'organico. Questa cosa mi ha fatto molto male. Sicuramente capiterà anche a voi di vedere persone che questi generi addirittura li vanno a raccogliere da terra. Quali potrebbero essere delle idee da proporre in futuro?
Ad esempio, nei supermercati potrebbero esserci dei settori con prezzi molto ribassati, con merci che sono prossimi alla scadenza, con confezioni difettate o residui della giornata, tipo pizza e pane, quindi per permettere alle persone di fare la spesa. Un'altra idea potrebbero essere i ristoranti solidali. Quello che viene lasciato, diciamo il residuo dei supermercati, può essere donato anche tramite il municipio a delle associazioni di volontariato che cucinano questi cibi e quindi permettono anche alle persone meno abbienti di fare dei passi completi. Qual è il minimo comune multiplo di queste due idee? È sostanzialmente la dignità, perché una persona che ha poche possibilità economiche possa sentirsi come tutti gli altri e quindi recarsi al supermercato a fare la spesa e poter andare in un ristorante con la propria famiglia a cenare, magari alla fine vedendosi presentare un conto di 3 euro. I tre settori che sono coinvolti da queste idee, da questa proposta che facciamo oggi, sono l'ambiente, in quanto tutto ciò che non viene buttato chiaramente va in riuso ed è roba ancora utilizzabile, diminuisce la quantità dei rifiuti prodotti. Un'altra cosa positiva è la situazione fiscale, cioè la legge 166 del 2016 dice che qualsiasi attività commerciale ceda i propri beni ancora utilizzabili ad associazioni di volontariato possa avere degli sgravi fiscali sull'IVA e sono sicura anche sulla Tari. La terza valenza, che è quella che più ci interessa oggi, chiaramente è la valenza sociale. Allora, circa un anno fa ho conosciuto una volontaria che si chiama Viola, che opera nel mercato dell'Appio e quindi a fine giornata, il sabato, raccoglie i generi alimentari che sono avanzati dai banchi per chi li vuole donare e li cede, diciamo, su un banchetto a persone meno abbienti. Inizialmente Viola ha avuto zero clienti, tra virgolette. Le persone non si avvicinavano, forse per imbarazzo, forse perché ancora non si capiva bene che tipo di servizio fosse. A distanza di tempo però la situazione è cambiata e quindi lei adesso ha molte persone che si avvicinano a questi banchetti. Viola riesce a dare ogni sabato circa 70-80 kg di merce in venduta e non è assolutamente poco. Un'altra cosa che ci dice Viola, che è molto dolorosa: la maggior parte delle persone che si avvicinano a questi banchetti sono degli anziani. E ulteriore sdegno, in quanto non solo quando si è anziani si è in un periodo molto vulnerabile della propria vita, ma bisogna anche abbassarsi in un paese che si ritiene emancipato e comunque ricco come l'Italia, abbassarsi a diciamo, andare a cercare del cibo. Allora, cosa stiamo chiedendo? Una frase di Gandhi molto interessante che mi ero scritta è che la povertà è la peggiore forma di violenza che si possa causare a una persona. Quello che stiamo chiedendo alla Giunta e quindi agli assessori competenti è un anno di sperimentazione in tutti i mercati rionali del nostro municipio, quindi tramite associazioni di volontari, di raccogliere questi generi alimentari e di distribuirli. È importante che i mercati coinvolti siano il più possibile, in quanto ci può essere un povero in estrema periferia, in Exagra, ma ci può essere un povero anche a San Giovanni, noi cosa ne sappiamo. La seconda cosa che chiediamo è di, tramite bando, mettere tre punti solidali in tre mercati del nostro municipio che abbiano la stessa prerogativa, cioè che raccolgano questi generi alimentari a fine giornata, a fine mattinata e li diano alle persone che hanno bisogno. Un'altra valenza di questi punti solidali è di fare un centro di aggregazione, cioè i mercati sono in forte sofferenza, quindi chiaramente ci interessa che i mercati tornino a vivere e anche le persone che vanno al mercato, gli stessi proprietari dei banchi, possono fare delle proposte per fare iniziative culturali e comunque di aggregazione. Io vi ringrazio, ho finito. Altri interventi? Ci sono interventi? No, non ci sono interventi, dichiarazioni di voto. Ah, un intervento? Sì, certo, Tripputi. Funziona. Sì, grazie Presidente. Volevo solo aggiungere all'intervento della consigliera Alabiso questo
progetto che abbiamo elaborato in commissione è stato frutto di un lavoro molto approfondito, ne abbiamo dedicate parecchie di commissioni su questo tema, anche sul sociale abbiamo fatto una congiunta proprio per valutare un po' gli aspetti che diciamo scaturivano appunto da questo progetto e l'impatto che poteva avere sul territorio. Certo è che la crisi che ancora noi stiamo vivendo ha generato comunque delle situazioni di grande disagio, soprattutto nelle persone più fragili, quindi gli anziani, ha prodotto altri nuovi poveri. E quindi proprio perché la nostra Costituzione enuncia proprio il principio della dignità della persona, quindi non come massa ma come persona individuale che ha un sentimento, che ha una personalità e che comunque vive di emozioni, di esperienze, di sofferenze, eccetera, noi come istituzione dobbiamo essere molto attenti appunto a questi aspetti. La cosa che volevo aggiungere, questo progetto nasce anche da uno studio che abbiamo elaborato durante la commissione, ci siamo basati su un progetto già ormai avviato da parecchio tempo a Torino, Porta Palazzo, un progetto Far Bene. Certo, è un progetto che comunque si è sviluppato un po' di più rispetto a quello che noi oggi stiamo presentando in aula. È un primo passo quello che noi vogliamo fare, anche perché vogliamo vedere qual è l'impatto sul territorio, cioè qual è la risposta poi dei cittadini. Certo è che sarebbe da ampliare, tra l'altro volevo anche dire che l'agenda 2030 europea ci dice appunto che dobbiamo viaggiare su questa linea, nella nostra Italia la legge Gadda, la 166 del 2016 ci dà già degli impulsi, quindi le istituzioni in un certo qual modo sono un po', come posso dire, stimolate a cercare di trovare delle strade appunto per cercare di non dico di risolvere, ma comunque di essere da supporto per questi cittadini. Poi ci saranno altri, spero, altri strumenti per poter essere d'aiuto. Quello che dobbiamo in un certo qual modo focalizzare è che in uno Stato civile, moderno, in uno Stato dove, come il nostro, abbiamo appunto una Costituzione che dà molta importanza alla dignità della persona, quello che noi dobbiamo perseguire è proprio di non far rimanere indietro nessuno. Lo Stato deve accompagnare, le istituzioni devono accompagnare appunto quelle persone che rimangono indietro. Perché i mercati? Abbiamo, come già aveva detto la consigliera che mi ha preceduto, abbiamo considerato, abbiamo valutato le varie possibilità per realizzare questo progetto e quindi abbiamo diciamo valutato sia i punti nei supermercati, il ritiro di eccedenze presso ristoranti, eccetera. Quello su cui ci siamo soffermati è che questo già avviene, ma viene ovviamente attuato da delle associazioni di volontariato, delle onlus. Però queste eccedenze vengono poi distribuite in diverse strutture, quali case famiglia, eccetera. Noi ci siamo posti invece un problema molto più semplice, molto più alla base di tutto, cioè il cittadino comune, un anonimo, che tipo di aiuto può avere? Cioè, è ovvio che queste eccedenze arrivano in queste strutture, ma non arrivano ai cittadini comuni. Quindi abbiamo pensato ai mercati. I mercati perché sono dei punti d'incontro, dei punti dove appunto tutta la cittadinanza fruisce appunto in questi luoghi e quindi
molto probabilmente questo tipo di iniziativa potrebbe andare a coprire proprio quella parte di cittadini che, ahimè, sono silenziosi, cioè nessuno conosce, nessuno sa della loro realtà, nessuno capisce quali problematiche possono avere. Avevamo anche pensato con la Commissione delle Politiche Sociali di fare un qualcosa di più strutturato, avendo comunque contezza più o meno delle varie situazioni dei nostri quadranti del territorio, ma andava sempre a ghettizzare comunque queste persone con gravi difficoltà economiche, e quindi abbiamo optato appunto per un qualcosa che va a coprire tutta la cittadinanza, e avendo poi la possibilità di fare questo nei mercati grazie anche alla delibera Coglia, dove c'è appunto l'articolo 26 che ci dice che c'è la possibilità di dedicare un posteggio del mercato appunto per queste iniziative di tipo sociale. Volevo puntualizzare una cosa. Quando si parla di dignità e quando si parla di persona, lo Stato e le istituzioni, quindi noi che siamo ente di prossimità, deve in un certo qual modo attivare una pratica di solidarietà, di mutuo soccorso, proprio perché questi cittadini in silenzio vivono la propria difficoltà e magari neanche il vicino di casa sa quali sono le sue difficoltà. Quindi l'ente di prossimità, quindi noi, deve in un certo qual modo farsi carico appunto di queste problematiche. Non è la soluzione alla povertà, questo lo voglio dire fin da subito, non è una soluzione definitiva, ma è probabilmente un avvio per cercare di dare comunque un supporto appunto per questi cittadini. È un anno sperimentale, quindi significa che noi in questo anno monitoreremo appunto questa iniziativa e poi trascorso l'anno vedremo di ampliare questo tipo di servizio e cercarlo di renderlo anche più incisivo nel territorio. Grazie. Grazie Presidente. Consiglieri, io ho partecipato alla commissione servizi sociali in cui abbiamo trattato l'argomento e ho ricordato, ma già voi conoscevate l'esempio di Torino, per cui io ho abitato proprio nel 93 dove iniziavano questi esperimenti positivi per la città se fatti bene. Quindi non ho nulla da eccepire rispetto alla creazione di questi punti solidali, però rimarco, non essendo stato, ma penso che abbiamo fatto qualche puntualizzazione anche con qualche altro consigliere, che alcuni termini andrebbero un po' modificati, e non per altro, perché non possiamo dire in un atto che degli alimenti ortofrutticoli non commerciabili, ma dopo qualcuno li dovrà avere, quindi dovremmo cambiare questo termine con invenduti, come oggetto di scarto. Anche questo termine dovrebbe essere cambiato. Io capisco che forse nella commissione avete affrontato l'argomento, però come spesso abbiamo detto e abbiamo rimarcato in questo consiglio, le parole sono importanti, perché come dire, noi facciamo un'operazione di creare un punto solidale dove si raccolgono, vero, dei prodotti che presentano delle condizioni un po' borderline, però non possiamo dare un titolo come non commerciabili, perché dire non commerciabile che cioè, poi li diamo all'associazione che li vende. Quindi io direi, se è possibile, cioè invece di scrivere ortofrutticoli non commerciabili, invenduti, perché non è invenduta, quindi però è commerciabile dal momento in cui la diamo
all'associazione che poi lo offre con una situazione adeguata ai poveri piuttosto che alle associazioni religiose. Un altro aspetto molto importante, lo sapete questo perché? Perché è una questione di forma. Io ritengo che molti dei prodotti che noi li definiamo oggetto di scarto non sono effettivamente di scarto, ma sono, come dire, un po' deteriorati, voglio dire, però può essere una parte. Quindi è per questo che noi vediamo spesso, vedevo a Torino che andavano a raccogliere la verdura, levavano i fogli, però la utilizzavano, oppure le arance e tutti gli altri prodotti. Quindi io non ho nulla in contrario, però penso che in commissione, se è stato sollevato questo problema, due minuti per risistemare queste due parole, a meno che, voglio dire, non sia una cosa pregiudicabile, vada bene. Un'altra cosa su cui io rimarcherei, peccato che non abbia avuto la possibilità di stare nella commissione commercio, è quella di dire che spesso questi prodotti di scarto, vengono venduti dalla Petta in modo illegale, in modo truffaldino, nelle varie piazze. Cioè, mi riferisco, ci sono delle apette che arrivano in particolari momenti dell'anno, che vanno, sono a Piazza Re di Roma, vendono un prodotto quasi allo stesso prezzo, ma che sono veramente prodotti che andrebbero, come dire, veramente presentati in questi luoghi che noi stiamo definendo. Cioè, dire, in un mercato c'è un punto solidale dove si raccolgono questi prodotti, diventa una cosa. Spesso non c'è il controllo addirittura sul primario. Quindi questo progetto deve assolutamente sposarsi con l'idea che il controllo sul venditore primario ci deve essere. Sui prodotti ci deve essere il prodotto, cioè il controllo sul primario, perché spesso altro che se lo tengono quel prodotto che dovrebbero posizionare per una raccolta diversa e fornirlo ad associazioni come, se voi ci andate, non lo so, Piazza Lodi, vi accorgete che la Caritas fa già questa operazione di raccolta. Quindi io nulla in contrario, come ho già detto in commissione, rispetto a questa mozione di dare questo indirizzo sul trovare dei punti solidali, però con molta più puntualità, controllo e soprattutto levare alcuni termini che diventano poi sconvenienti rispetto a quello che stiamo facendo. Noi non offriamo materiale di, cioè non è uno scarto, lo scarto è ancora un'altra cosa, è quello che poi raccolgono un'altra categoria di persone alle 2:30 quando chiude ci stanno a terra sia degli agrumi sia delle verdure, troviamo comunque delle persone che ai margini della società utilizzano questi prodotti. Sono d'accordo complessivamente sugli sprechi, su quello che sta avvenendo non solo in Europa ma soprattutto nelle città italiane, basta pensare al pane, cioè altri prodotti che vengono veramente mortificati dall'abbandono. I supermercati poi sono un esempio, lì c'è un controllo serrato, infatti alcuni prodotti vengono levati dagli scaffali velocemente, con concorrenza e puntualità. Questi sono i miei due punti. Io non, se la Presidente della Commissione ritiene che debbano essere mantenuti, diversamente è un atto sempre che va nella direzione giusta per affrontare alcuni problemi che la società e Roma sta vivendo e vive da un po' di tempo. Grazie. Grazie Presidente. Allora,
L'atto in via definitiva è molto semplice, non stiamo parlando di una cosa che già non avviene, perché tanti già lo stanno facendo. Basta solo regolarizzarli in via definitiva, perché comunque meritano come servizio, merita come servizio di esserci. Però vorrei sottolineare qualcosa che è fondamentale, forse porterà anche a chiarimento la cosa, e su questo vi leggo una cosa, eccola qua. Il 30 novembre 2012 è stata pubblicata una proposta di risoluzione del Parlamento europeo che definisce spreco alimentare l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni economiche o estetiche, oppure perché prossimi alla scadenza di consumo, ma ancora perfettamente commestibili, potenzialmente destinabili al consumo umano e che in assenza di un possibile uso alternativo sono destinati a essere eliminati e smaltiti, producendo conseguenze negative dal punto di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le imprese. Quindi il termine è giusto ed adeguato. Detto questo, bisognerebbe vedere anche la legge Gadda, che poi spiega anche questo. Comunque, non stiamo vedendo il termine che a noi, ripeto, il termine è corretto, l'abbiamo visto, ma non ci interessa in questo momento, ci interessa la fattibilità di una cosa che necessita sul territorio e che credo sia un obbligo morale civile verso sia le persone che hanno questo tipo di problematiche, e quindi non possiamo chiudere gli occhi e giustamente dobbiamo andare avanti, però non è il termine come ho spiegato che è, quindi che il termine è corretto. Quindi io credo che, visto questo, infatti c'è scritto. Quindi io quello che propongo è, guardiamo più la proposta, dato che è essenziale per il fabbisogno di alcune persone che purtroppo non possono essere così fortunate ad avere magari tante volte anche un pasto a tavola. Grazie. Consigliere Principato, alla parola, sì. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buongiorno a tutti. Allora, intanto vorrei iniziare il mio intervento ringraziando la consigliera Labiso che ha messo sul tavolo questa proposta. Devo dire che è stato un lavoro lungo, ma anche di squadra, così come noi siamo abituati a lavorare, che ha visto coinvolti non solo il commercio, ma anche, come citava prima la Presidente Tripputi, il sociale e anche l'ambiente. Cioè abbiamo cercato attraverso delle commissioni, attraverso le riunioni, degli incontri, di osservare la proposta un po' da tutte le aspettative. E ne è venuta fuori, a mio parere, una buona proposta, in particolare sulla parte del sociale, che poi individua quello che è il target, i destinatari di questa distribuzione. Abbiamo avuto anche il supporto degli uffici e coglierei l'occasione per ringraziarli, perché ci hanno dato anche una cognizione di quello che è il quadro della situazione del bisogno sul nostro municipio, con un dettaglio anche per zona. Io ricordo che l'assistente sociale, la dottoressa Connella, ci disse anche quale era, con numeri alla mano, il bisogno più alto all'interno del nostro municipio. Per quanto riguarda il resto, come è stato detto ampiamente e come evidenziato anche all'interno dell'atto, siamo in via sperimentale, quindi analizzeremo nel tempo la riuscita della sperimentazione e valuteremo eventuali azioni correttive se necessario. Questo è l'impegno che noi stiamo chiedendo alla Giunta. Concludo sulla parte in cui
qualcuno faceva riferimento alla terminologia ai prodotti non commerciabili, oggetti di scarto. Intanto il consigliere Candigliota, attraverso la citazione della normativa, ha chiarito bene la situazione. E comunque vorrei ricordare a me e a tutti quanti che i mercati, come qualsiasi attività all'interno della quale avviene una distribuzione, che sia per vendita o come in questo caso per solidarietà, di prodotti commestibili, sono soggetti a tutta la normativa vigente. Esempio HACCP, la presidente La Zazzera ci ha ricordato bene in seduta quali erano le normative che regolavano questo tipo di distribuzione. E per quanto riguarda il discorso delle apette, noi siamo consiglieri, quindi prima dei cittadini dovremmo essere i primi a sentirci responsabili nel momento in cui ipotizziamo che ci sia un abuso, ci sia un'azione contraria alla normativa. Quindi se vediamo le apette e se siamo convinti che si stia facendo qualcosa che è contro legge, dobbiamo semplicemente denunciare. Quelle sono le sedi opportune per comunicare eventuali anomalie di questo tipo. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? No. Se non c'è nessun altro intervento possiamo andare in dichiarazione di voto. Se la consigliera Nalabiso, che è la relatrice, non vuole intervenire, benissimo, allora dichiarazioni di voto. Consigliere Carlone. Allora, visto che in commissione io ho persino firmato, quindi è da condividere naturalmente l'azione che si vuole proporre. Certo, in merito alla questione verso la persona che ne ha necessità, sicuramente siamo d'accordissimo, però anche in commissione io ho fatto osservare ai componenti della stessa che poi si azionano tante altre controlli, da parte della polizia locale per quanto riguarda questa postazione, e anche controlli, potrebbero anche essere controlli fatti dalla Guardia di Finanza per quanto riguarda il commerciante che dà il prodotto. Deve poi giustificare questo prodotto, se ce l'ha in carico, se lo ha venduto, se lo ha donato, quindi dovrebbe quantomeno avere una ricevuta da parte di chi ha questa, incarico di queste persone, che ha donato questo prodotto, quindi se lo tiene per detrarre fiscalmente questo prodotto. Va bene, questo si è detto in commissione, spero che la cosa poi verrà studiata attentamente da parte di chi dovrà poi emettere determinate, questa per noi è una proposta che si fa alla Giunta. La Giunta dovrà poi studiare il tutto per non trovarsi nella difficoltà di stare nella regolarità completa, ma comunque deve giustificare o deve dire come questi prodotti vengono dati in forma solidale alle persone che ne hanno necessità. Grazie, quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere Carlone, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Tripputi.
Grazie Presidente. Allora, ovviamente noi siamo favorevoli a questo atto. Volevo solamente chiarire un punto, tranquillizzare il consigliere che mi ha preceduto, perché è vero, in Commissione noi abbiamo anche parlato della parte fiscale, ma abbiamo trovato appunto un decreto legislativo del 4 dicembre 1997, il numero 460, che disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale onlus, regolamenta il settore del no profit secondo criteri di unitarietà e coordinamento in materia di normativa tributaria degli enti non commerciali, introducendo nel nostro ordinamento le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quindi in un certo qual modo la normativa ci viene in aiuto. Per quanto riguarda invece le realtà che sono già esistenti sul territorio, la Commissione parte anche da questo, proprio perché, come noi abbiamo già visto in Commissione, abbiamo audito delle associazioni che già praticano questo tipo di attività. E quello che ovviamente è stato, diciamo, la nostra finalità era appunto di regolamentare queste attività, proprio perché con l'occupazione del suolo pubblico in maniera abusiva, col discorso che magari non c'è controllo sul tipo di merce che comunque, anche se si dona in via gratuita eccetera, però comunque è sempre merce che tu comunque metti, che regali e doni ai cittadini. Quindi è ovvio che in un mercato tutti i tipi di prodotti che vengono donati sono già diciamo garantiti a livello di HACCP, sono garantiti perché comunque sono stati già comprati dagli operatori. Per quanto riguarda lo scarto, non è una parolaccia. Lo scarto è, come già ha detto il consigliere Candigliota, lo scarto è tutto ciò che viene comprato e per ragioni estetiche o per scadenze o semplicemente perché non sono comunque commerciabili, non possono essere messi sul mercato, vengono scartati, vengono buttati. Quindi noi in questo caso andremo a diciamo risolvere due problemi. È il problema risolvere, diciamo, andiamo a impattare su due problemi. Uno è quello sociale e due è quello ambientale, perché andiamo anche a ridurre i rifiuti mercatali. Questo è molto importante. Per quanto riguarda il discorso degli impulsi che noi riceviamo... Tempo scaduto. Perfetto. Semplicemente era per chiarire il discorso della fiscalità. Comunque, grazie. Altre dichiarazioni? No. Ah sì, consigliere Topi. Chiaramente siamo contrarissimi al discorso dello spreco. Poi dico, questo discorso diventa ancora più chiaramente vergognoso se lo spreco è uno spreco di tipo alimentare, eccedenza alimentare, perciò rispetto a questo un recupero e donazione verso le persone in difficoltà. Non scordiamoci che la popolazione italiana vede il 10% delle persone in povertà e anche la città di Roma rispetto a questo ha le stesse percentuali. Perciò ecco, introduciamo questa sperimentazione e questa anche regolamentazione, come ha detto la Presidente della Commissione, che è importante. Noi troviamo i nostri mercati in gravissima sofferenza, perciò il renderli più interessanti da un punto di vista anche solidali, oltre che in termini di servizi, e rispetto a questo abbiamo delle difficoltà anche a renderli interessanti dal punto di vista dei servizi, anche dal punto di vista culturali, perché poco si è fatto rispetto a questi. Abbiamo scelto, ho visto, tre punti, uno per ogni zona del municipio, Appio, Tuscolano, e purtroppo non abbiamo preso nessuna praticamente mercato Estregra, perché nell'Estregra non esistono mercati e non possiamo lì creare punti di riferimento, e l'abbiamo messo chiaramente a Cinecittà Est, dove c'è un mercato in sede propria. Rispetto al discorso non commerciabili,
è un termine che può essere usato, però io penso che è brutto nei confronti delle persone, cioè noi quando mettiamo in una mozione non commerciabili, e come ho detto si può anche mettere, però si vede per una persona che legge questa mozione, pensa a cose o scadute o comunque vicine alla scadenza e comunque, voglio dire, può essere il giorno dopo già sono scadute, perché sennò altrimenti il commerciante l'avrebbe vendute o fortemente deteriorate o di scarto. Perciò ecco, è un discorso che potrebbe essere anche improprio, ma io lo vedo improprio rispetto al valore della persona e a rispetto diciamo di queste persone povere che non devono prendere non commerciabili, tempo scaduto, ma, come ho detto, devono essere considerate invendute. E poi volevo dire che già tanti commercianti operano con la Caritas, perciò diciamo che accentuiamo questo discorso che già viene fatto da tanti, perciò è interessante e esprimo il mio voto favorevole. Consigliere Ciancio. Sì, grazie, solo per rimarcare la positività rispetto all'atto generale, l'ho detto all'inizio, non ho capito perché c'è questa chiusura rispetto, come dire, a una modifica che si richiede per dare linearità a un atto che non, nessuno vuole criticare nel merito, ma se nella forma si dice che nelle sedute di commissione nonché allo studio di fattibilità ai punti di raccolta e distribuzione degli alimenti ortofrutticoli non commerciabili, cioè voglio dire, c'è un'incongruenza, si può scrivere, l'ho detto già prima, invenduti. E allora salviamo la forma, invece come al solito ho dovuto sorbirmi, come dire, il rimprovero di una maggioranza perché io ho dato il consiglio dei controlli, dice il consigliere deve denunciare, certo che lo facciamo, ammazza se lo facciamo, quante volte deve sapere che lo facciamo sempre questo aspetto, per cui io dico non sono entrato nel merito dell'atto dicendo va bene, entro nel merito di dire che ci sono delle parole che andrebbero cambiate. Sono contento che il consigliere che mi ha preceduto l'ha rimarcato, perché la bontà di un atto è pure quella che si determina dalle parole. Io, per essere coerente, l'ho già detto nella commissione sociale, quando abbiamo affrontato la prima volta il problema, che l'atto lo condivido perché condivido che si facciano i punti solidali perché lo spreco va eliminato. Condivido anche che un gruppo così numeroso possa avere l'umiltà di dire sì, ci sbagliamo, ogni tanto siamo disponibili a cambiarla anche in aula, perché in aula fare un minuto di sospensione per dire invece di scrivere non commerciabili, scrivere invenduti era una situazione che poteva recare solamente come dire, una semplicità di lettura e una congruità con quello che effettivamente facciamo. Tempo scaduto. Perché non è non commerciabile quel prodotto, è anzi di più, forse potremmo scrivere addirittura invenduto al pari di quello che è stato venduto alla prima ora nel mercato. Per questo motivo, per l'alto senso che ho sempre delle proposte, io voterò positivamente a questo atto, grazie. Ci sono? Sì, consigliera Biondo. Sì, grazie Presidente, solamente per dire che il tema è interessante, il Partito Democratico voterà favorevolmente, siamo in particolar modo contenti, e lo diciamo alla maggioranza, del fatto che avete inserito che si impegna la Giunta anche a concedere in via sperimentale in forma gratuita l'occupazione di suolo pubblico a richiesta. È una questione che stiamo discutendo anche relativamente alla delibera sulle aree musicali che il Partito Democratico ha presentato, sulla quale abbiamo avuto qualche divergenza in commissione proprio su questo punto, quindi se l'abbiamo inserito qui siamo contenti che saremo d'accordo anche durante la discussione di quella delibera. Altre dichiarazioni? Mi sembra che tutti l'abbiano fatta, vero? Allora, favorevoli?
Contrari? Astenuti? Credo all'unanimità, vero? Sì, 20. 20 favorevoli, il Consiglio approva la mozione. E direi di passare al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è un'altra mozione ed è a firma dei consiglieri Vitrotti, Steritano, Biondo, Gugliotta, avente ad oggetto celebrazione giardino di piazza Galgano o Galgano, sono ignorante, lo confesso, come si legge? Galgano, a seguito della targa di intitolazione a Yagin Koita e Fodè Tunkara. Allora, io lascerei la parola subito al relatore per l'illustrazione. Chi illustra? Consigliera Vitrotti, ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Piazza Salvatore Galgano. In realtà proprio oggi ho letto che è stata apposta la targa un anno fa, quindi non so se è un caso oppure se abbiamo una coincidenza particolare, però diciamo, la richiesta è stata determinata proprio da questo, cioè dopo tanto tempo, tanti anni, nella scorsa consiliatura, dopo aver sciolto un nodo legato a un problema della toponomastica, si è riuscito a capire che non c'era alcun bisogno di intervenire sulla toponomastica e quindi dopo tanti incontri e tante lettere inviate dall'allora comitato di quartiere, dai volontari del giardino e da alcune associazioni che si sono impegnate dall'inizio, diciamo, in quella battaglia di riqualificazione di quell'area, si è finalmente riusciti ad avere la possibilità di apporre la targa proprio come era stata richiesta per intitolare i giardini ai due ragazzi guineani trovati morti assiderati in un carrello dell'aereo atterrato all'aeroporto di Bruxelles il 28 luglio del 99. Una storia molto particolare, nella tasca dei pantaloni di questi due ragazzi viene trovata anche una lettera scritta proprio alla politica a Bruxelles, in realtà ai parlamentari europei, in cui appunto chiedono sostanzialmente il permesso di entrare nel nostro paese e invece diciamo per loro il destino è stato completamente diverso. Da lì nasce appunto la richiesta di voler creare un momento di riconoscimento ad una storia importante, tra l'altro portata a conoscenza da una persona che appunto si è poi fatta portatrice di questa causa. In realtà, dicevo prima, dopo tanto tempo, proprio lo scorso anno, nella precedente consigliatura, tra l'altro personalmente avevo fatto insieme allo staff, agli uffici tecnici, un primo sopralluogo anche con i volontari e con i comitati di quartiere per capire esattamente dove posizionare la targa. Era stato avviato il percorso, l'iter, e lo scorso anno, devo dire in modo anche un po' sorprendente, ma è stato lo stesso sentimento che c'è stato nella presidenza, con la presidente Lozzi, con la quale ci siamo anche confrontate su questo, proprio perché era stata apposta la targa senza alcun coinvolgimento da parte del municipio. Una cosa abbastanza strana, perché non solo del municipio, ma neanche dello stesso amministrazione capitolina, cioè sono venuti semplicemente gli uffici preposti e l'hanno apposta lì. Ora, non è che dovevamo per forza fare o venirne a conoscenza con chissà quali feste e festoni, ma quantomeno una lettera di comunicazione per dire che l'intervento si sarebbe tenuto in quel giorno, forse poteva essere una cosa sensata. Questo non è avvenuto e quindi diciamo la richiesta è come se fosse rimasta sospesa, cioè effettivamente di creare, dare un momento di
io l'ho chiamata celebrazione, ma la possiamo anche, diciamo, chiamare in un altro modo, legata anche a diciamo, una storia che forse al momento potrebbe essere utile per fare un ragionamento e qualche riflessione in più su quello che ci sta capitando intorno, e soprattutto cercare di coinvolgere non solo la cittadinanza, ma in particolare, questo era un lavoro che avevo iniziato a fare anche con l'assessore Ciarafoni la scorsa consigliatura, proprio di creare un momento di coinvolgimento con le scuole anche attraverso un confronto sul tema dell'immigrazione, dell'inclusione, su come le giovani generazioni percepiscono il diverso e l'accoglienza. Poi, come sapete, i lavori si sono interrotti perché si è interrotta la consigliatura, quindi diciamo, l'idea di un concorso è rimasta lì, ma è rimasta, diciamo, non solo nella parte della cittadinanza, ma anche da parte del gruppo del Partito Democratico, che si è fatto promotore di questa iniziativa, la volontà di creare quel momento di unione, di confronto, che parta innanzitutto dalle scuole del territorio. Perché dalle scuole del territorio? Perché non so se conoscete quell'area, tra l'altro è un esempio di adozione di area verde molto interessante, perché è avvenuto circa più di 10 anni fa, e non so se la conoscevate prima, non so se la conoscete adesso. Vi rendete conto che quello fu un esperimento che, per, diciamo, oggi parliamo di adozioni di aree verdi, in quegli anni, quando dei volontari si sono fatti carico di riprendere in mano un'area che era totalmente abbandonata, era qualcosa di particolarmente assurdo, e lo fu in effetti, perché ci fu un lavoro molto difficile che una cittadinanza, devo dire, attenta, testarda e attiva, riuscì a tenere testa ai dipartimenti, al dipartimento ambiente, agli uffici, cercando di spronare anche una certa difficoltà anche quello che era rimasto poco sull'area, l'ufficio giardini del nostro, il servizio giardini del nostro municipio. Insomma, a quella battaglia, diciamo, quel pezzo di cittadinanza attiva ha voluto dare un ulteriore contributo. Quindi, di fatto, la nostra richiesta è molto semplice: la targa c'è, chiediamo a questa giunta di impegnarsi affinché si possa anche procedere a un momento di confronto che coinvolga le scuole del nostro territorio e ricordare la storia di questi due ragazzi guineani. Grazie consigliera Vitrotti, ci sono interventi? Consigliere Guido? Grazie Presidente, allora questo qui è un episodio triste, molto triste, però anche... Non vado sul punto di vista etico, vado più sul punto di vista politico. È stato certamente triste, ma importante anche dal punto di vista politico, però è la politica quella con la P maiuscola, cioè la politica della dignità. Io vorrei, pensavo lo facesse chi ha presentato, ma lo faccio io, penso sia lo stesso, leggere la lettera che questi due bambini, ragazzini, hanno scritto. E cioè, questa lettera poi è stata trovata all'interno di una veste che li ricopriva all'interno di questo carrello. È ovvio che poi l'aereo, cioè durante il volo, scende a meno 50, meno 60 gradi, loro probabilmente non lo sapevano, sono arrivati a Bruxelles assiderati, però, hanno trovato questa lettera all'interno di quei pochi indumenti che avevano. E io, dal punto di vista politico, la vorrei leggere questa lettera, perché è un messaggio, è un monito di umanità, di fratellanza, ma anche di richieste di aiuto per l'Africa. Quindi, se voi siete d'accordo e avete la pazienza di 2-3 minuti, io ve la leggo. Loro eccellenze, la lettera è ovviamente scritta in francese, io leggo la traduzione in italiano. Loro eccellenze, i signori membri e responsabili dell'Europa, abbiamo l'onorevole piacere e la grande fiducia di scrivervi questa lettera per parlarvi dello scopo del nostro viaggio e della sofferenza di noi bambini e giovani dell'Africa. Ma prima di tutto vi presentiamo i nostri saluti più squisiti, adorabili e rispettosi. A tale fine siate il nostro sostegno e il nostro aiuto, siatelo per noi in Africa. Voi ai quali bisogna chiedere soccorso, ve ne supplichiamo per l'amore del vostro bel continente, per il vostro sentimento verso i vostri popoli, le vostre famiglie e soprattutto per l'amore per i vostri figli che voi amate come la vita.
Inoltre, per l'amore e la timidezza del nostro Creatore Dio Onnipotente, che vi ha dato tutte le buone esperienze, ricchezza e potere per costruire e organizzare bene il vostro continente e farlo diventare il più bello e ammirevole tra gli altri. Signori membri e responsabili dell'Europa, è alla vostra solidarietà e alla vostra gentilezza che noi gridiamo aiuto in Africa. Aiutateci, soffriamo enormemente in Africa, aiutateci, abbiamo dei problemi e i bambini non hanno diritti. A livello dei problemi abbiamo la guerra, la malattia, il cibo, eccetera. Quanto ai diritti dei bambini in Africa e soprattutto in Guinea, che è il paese di origine per l'appunto di questi due bambini, abbiamo molte scuole, ma una grande mancanza di istruzione e di insegnamento, salvo nelle scuole private dove si può avere una buona istruzione e un buon insegnamento, ma ci vogliono molti soldi. E i nostri genitori sono poveri, in media ci danno da mangiare. E poi non abbiamo scuole di sport come il calcio, basket, tennis, eccetera. Dunque, in questo caso noi africani e soprattutto noi bambini e giovani africani vi chiediamo di fare una grande organizzazione utile per l'Africa perché progredisca. Dunque, se vedete che ci sacrifichiamo e rischiamo la vita, è perché soffriamo troppo in Africa e abbiamo bisogno di voi per lottare contro la povertà e mettere fine alla guerra in Africa. Ciononostante, noi vogliamo studiare e non vi chiediamo di aiutarci a studiare per essere come voi in Africa. Infine, vi supplichiamo di scusarci moltissimo di aver osato scrivervi questa lettera, in quanto voi siete degli adulti a cui noi dobbiamo molto rispetto. E non dimenticate che è con voi che noi dobbiamo lamentare la debolezza della nostra forza in Africa. Siamo scritto da due bambini, sono Yagin Koita e Fode Tunkara. Allora, essenzialmente, questo è un messaggio, secondo me, fortissimo che questi bambini offrono a tutta la cittadinanza europea, ma anche a tutto il mondo, ed è un ottimo messaggio per me da convogliare anche alle scuole, cioè in modo che tramite l'esempio di questa esperienza anche loro possano capire e possano ricordarsi, anche quando saranno adulti, il valore di queste parole. Questi bambini stanno dicendo: abbiamo bisogno in Africa, aiutateci in Africa. Cioè loro stanno venendo verso Bruxelles perché scappano da povertà, da fame, da carestie, eccetera. Però il messaggio politico che lanciano, il messaggio è: abbiamo bisogno lì, dateci una mano lì, vogliamo progredire lì, vogliamo studiare lì. Credo sia un messaggio molto forte che tutta la comunità europea debba trarre le dovute conclusioni, oltre che per il fatto etico, come ho già detto, ma per il coraggio che questi due bambini hanno mostrato nel loro viaggio poi di morte alla fine. Però è importante che questo messaggio invece di vita, al contrario, arrivi alla nostra cittadinanza scolastica. Noi su questo siamo piuttosto d'accordo, oltre che è d'accordo la Presidente Lozzi, infatti insomma c'è anche lo scorso anno, si è interessata a questo caso. Questo è un processo, come la stessa Lozzi ha detto l'anno scorso durante un'intervista, che era un progetto iniziato nella consigliatura precedente e che lei avrebbe portato a compimento in questa consigliatura. La targa, come è stato già detto, è stata apposta senza informazione, questo è un problema. Infatti noi con l'interesse mostrato all'epoca ci troviamo d'accordo sia con l'evento locale, ma ci troviamo soprattutto d'accordo con quello che questo messaggio di questi due bambini ha rappresentato per il mondo intero. E questo è un messaggio di forza che noi dobbiamo esprimere con forza da quest'aula consiliare. Grazie. Ci sono altri interventi? No, ah sì, consigliere Rinaldi. Grazie Presidente. E niente, mi associo insomma al discorso che hanno fatto i consiglieri precedenti e volevo leggere qualche appunto che avevo preso, insomma, un po' per riflettere un po' su questi accadimenti. Allora, tutti noi abbiamo provato il disagio di trovarci in una cabina d'aereo che traballa, perde quota improvvisamente per un vuoto d'aria e che per qualche minuto ci fa temere il peggio. Subito dopo però riprendiamo il controllo, ci accomodiamo meglio sulla poltrona, sbirciamo i vicini e mentre pensiamo ma chi me l'ha fatto fare, meno male che è passata, ricominciamo a pensare a casa nostra mentre l'hostess magari ci porge un piccolo snack. Ora immaginate la stessa cosa, vissuta da due bambini soli, in un carrello di un aereo. Vi manca il fiato, rumori incessanti, metallo freddo,
nessun appiglio sicuro e nessun adulto che prenda alla mano per offrirvi un po' di conforto. Niente, siete soli e nessuno sa che voi siete lì. Pervasi solo dalla disperazione e dalla paura mentre tremate dal freddo. Yogin e Fodè avranno pianto, tremato, forse spero perso i sensi prima di morire in quel modo. Cosa fareste sapendo un vostro caro in quella situazione? Non credo possiate avvicinarvi alla realtà con questo esperimento. E ora pensate ai genitori, non erano con loro. Chissà cosa facevano mentre i due ragazzi morivano. Quale atto naturale come bere, camminare, svegliarsi? Quanto stride la naturalezza di fronte ad una morte così amara? Chiediamoci allora cosa li spinga a prendere queste decisioni. Noi italiani ci siamo commossi per molto meno, una quarantina d'anni fa, era il 1973, e qualcuno di voi ricorderà il film Pane e cioccolata di Franco Brusati con Nino Manfredi, nella parte di un emigrato in Svizzera. Si parlava di fame, ma non di morte, non della morte di due ragazzi di 14 e 15 anni, eppure ci siamo commossi per la storia degli emigranti e abbiamo gioito per l'atto di orgogliosa ribellione di Manfredi di fronte alla vittoria della nazionale italiana nel mezzo di un bar, unico italiano emigrante tra tanti svizzeri. Questo per riflettere sulla disperazione, la disperazione che spinge queste persone a intraprendere determinate scelte. E non basta. Yagin e Fodè di 14 e 15 anni sono morti, altri arrivano sani e salvi, ma spesso sono sottoposti, o meglio sottomessi, a situazioni di degrado estremo. E non mi riferisco solo agli stenti da mancanza di igiene, cibo e posto dove dormire, mi riferisco a quanti sono costretti a prostituirsi, a spacciare, ad affidarsi a qualche furfante per sopravvivere, magari solo perché sono in attesa di un permesso di soggiorno, di ottenere lo status di rifugiato. Tornando a Yakin e Fodè, credo che sia importante trovare dei momenti di riflessione condivisa con grandi o piccole manifestazioni, alle quali, anche solo passando vicino a qualcuno, possa domandarsi che succede. Se avete la possibilità, date un'occhiata al report 2017-2018 di Amnesty International sulla Repubblica di Guinea. Io ho preso qualche informazione dal sito di Peace Reporter. Le precarie condizioni economiche del paese si riflettono sul livello di vita degli abitanti. Il 40% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e senza i servizi base. All'inizio del 2005 solo il 16% della popolazione aveva accesso a acqua e elettricità. L'aspettativa di vita è molto bassa e il tasso di diffusione dell'HIV raggiunge livelli preoccupanti, senza contare le tensioni tra le varie comunità del paese, visto che quasi tutte le leve del potere sono in mano ai minoritari Sussù, che hanno però il vantaggio di essere la comunità del presidente Conde. Il Fondo Monetario Internazionale ha recentemente tolto i veli della situazione economica del paese, che risulta essere la peggiore di tutta l'Africa occidentale. Sia il Fondo Monetario Internazionale che l'Unione Europea hanno deciso di ritirare gli aiuti per l'incapacità delle autorità guineane di garantire delle condizioni economiche e politiche sufficienti per lo sviluppo del paese. L'unica buona notizia è rappresentata dalla costruzione di una grande raffineria di alluminio, principale risorsa del paese, da parte della società canadese GAPCO, che non potrà comunque entrare a regime prima di qualche anno. Per il resto l'inflazione ha raggiunto il 20%, la bilancia commerciale del paese è pesantemente in rosso e le riserve di valuta estera si stanno pericolosamente assottigliando. Le difficili condizioni economiche della popolazione che arriva a dover spendere l'intero stipendio di un mese per comprare pochi chilogrammi di riso hanno già portato a tumulti e proteste che hanno fatto vacillare il fragile potere del Presidente. In appena sei anni la Guinea è riuscita a perdere un terzo del prodotto interno lordo. Non vorreste emigrare anche voi in una situazione di questo tipo? Dovremmo fare una mozione per ogni caso simile ed è per questo che all'inizio ho esitato a votarla favorevolmente, sarò sincero. Ho anche pensato ad un atto strumentale mal progettato, considerato che la nostra Presidente lo scorso anno si era adoperata per l'apposizione di una colonnetta con annessa manifestazione. Comunque. Poi però ha prevalso l'istinto e personalmente condivido il fine nella speranza che chi parteciperà possa riflettere, soprattutto i più giovani, i quali purtroppo si evidenziano solo i cattivi esempi, mentre i buoni più di qualche volta vengono dipinti come illegali. Potremmo parlare del modello Riace, di giusnaturalismo, di filosofia del diritto, di radicali e disobbedienza civile. Mi fermo qui. Grazie. Ci vogliono gli applausi, già fatto. Immagino che comunque il consigliere abbia gradito. Allora andiamo avanti con altri interventi. Consigliere Giuliano. Sì, ecco, dopo l'applauso ci voleva subito questo intervento. Sì, sì, ma io lo voglio prendere l'applauso perché faccia questa deroga, Presidente. No, mi ha stupito la riflessione così momentanea che ha avuto il consigliere
che ha fatto, insomma, che ha preso l'applauso, perché vedo che è stata proprio spontanea, ce l'aveva lì lì che gli è uscita, ma ovviamente succede, no? Uno non è che si prepara prima le cose, no, ma sono spontanee. No, certo. È volutamente preparata. L'emozione, oh, no, non perché è lei preparata. Ha detto spontanea prima, una riflessione spontanea, preparata ovviamente, è ovvio, ma era la battuta, era questa. Sì, sì, vabbè. No, come al solito io rimango piacevolmente stupito dal modo, diciamo, dalla tecnica politica che ha il Partito Democratico, che conosco ormai in questo municipio da diverso tempo, perché riesce tramite cose semplicissime a mettere in evidenza la propria diciamo, posizione politica. Quindi, al di là che esiste già una targa e al di là che comunque questo parco, questo spazio, questo giardino abbia già, insomma, la sua intitolazione, giustamente loro dicono: ma no, va fatta una celebrazione, va fatto un percorso nelle scuole, va fatto un ragionamento, riflessione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. E sono bravi quando fanno queste cose qui, perché da niente tirano fuori, ok? Cioè, da un ragionamento ovvio tirano fuori un messaggio politico. La cosa bella è così, non devi rispondere te, devono rispondere loro. La cosa bella è che voi ovviamente siete, vi trovate d'accordo su questo ragionamento e vi fa onore, non ci mancherebbe altro. Cioè, noi abbiamo avuto un po', diciamo, di riflessione, ovviamente, ma non per l'atto, cioè per il contenuto di quello che è successo, ma di dove si vuole arrivare, perché poi con una celebrazione di questo tipo parlare di accoglienza e di immigrazione, di integrazione, voglio dire, diventa un po', è un argomento molto ampio, quindi meriterebbe ragionamenti e spazi e tempi abbastanza diversi. Però quando poi si riesce ad avere questo, non è che noi siamo contrari a un confronto e a parlare di queste cose, ci mancherebbe altro, a ricordare tanto meglio, quindi siamo favorevoli. Però quello che poi veniva in mente è che ovviamente una lettera di questo tipo scritta, può venire anche il dubbio che, voglio dire, no, a 13 anni, quanti anni avevano, insomma, avevano questa capacità di poter scrivere questi pensieri, ammettendo che comunque ci sia la realtà dietro, il concetto che nella lettura che ha fatto il consigliere prima, che mi colpisce, che ci colpisce, è quella di dire: aiutateci a casa nostra, che non è proprio una cosa che politicamente chi ha portato questa mozione, diciamo, condivide. No? Proprio se vogliamo fare un discorso politico, cioè chi ha portato questa mozione dice: noi siamo perché accoglienza, integriamo, quindi siamo per l'apertura totale, mentre chi andiamo a celebrare, se è vero quello che è vero, cioè se quella lettera ha la sua validità, la sua efficacia, dice: a noi non ci interessa venire da voi, aiutateci da noi, dove stiamo, dove siamo nati, dove abbiamo i nostri radici, dove abbiamo le nostre abitudini, dove dobbiamo avere quelle opportunità che noi mancano in virtù ovviamente di una storicità che i paesi africani hanno subito negli anni, che non sto qui a raccontare ovviamente perché sarebbe talmente lunga, non mi basterebbero i 10 minuti che ho a disposizione. E quindi, a maggior ragione, poi una nazione che sulla Guinea ha fatto quello che ha fatto, perché la Guinea è francese, quindi ovviamente negli anni sappiamo bene da dove arriva il problema, e quindi ci dovrebbe già essere qualcuno che dovrebbe interessarsi di quella nazione. Ma comunque sia, questo è il concetto politico, e sono d'accordo su chi ha messo in evidenza queste due parole, questa frase, diciamo: aiutateci a casa nostra. Ora, se questo messaggio, che non mi sembra raccolto qui, tanto che la lettera che ne, diciamo, è allegata a questi due poveri ragazzi, comunque era il fine che loro si presupponevano, quello di far arrivare questo messaggio a chi di dovere,
proprio per, no, far sì che la gente non andasse via, no, dalle loro radici, ma che potesse comunque rimanere lì e fare la propria vita come tutti gli altri. Qui non lo vedo, perché non penso che una celebrazione possa comunque risolvere questa mancanza, però nonostante tutto e nonostante ovviamente che non prenderò l'applauso perché non ho fatto non me la so preparata la cosa prima, però comunque noi siamo d'accordo per Fratelli d'Italia affinché ci possa essere un momento, no? E non ci sottraiamo sicuramente a un ragionamento dove emergerà il problema dell'accoglienza e dell'integrazione, perché abbiamo la nostra visione, no, di come deve essere fatto questo tipo di ragionamento. Altri interventi? Consigliere Toti? Andiamo avanti, no, consigliere Toti. Ma dico, tutti io penso siamo d'accordo rispetto a questo momento di riflessione. Un momento di riflessione che chiaramente chiama in questo caso e fa richiamo alla lettera dei due africani che purtroppo sono morti proprio, voglio dire, e con la loro morte hanno voluto mettere in evidenza quella che è la situazione triste dell'Africa da un punto di vista di povertà, da un punto di vista di malgoverno, da un punto di vista scolastica, ma soltanto che non è purtroppo solo dell'Africa, ma anche dell'Asia, dell'America del Sud. E diciamo che una riflessione va fatta, e io dico rispetto a quello che noi vogliamo fare rispetto all'Africa, rispetto all'Asia, rispetto al Sud America. E questa riflessione va fatta fra le due correnti di pensiero che portano, uno, appunto, aiutateci a casa nostra, come testimoniano anche i due ragazzi africani morti che nella loro lettera ribadiscono la sofferenza dell'Africa, però ribadiscono la forza, la voglia di essere come africani cittadini che riescono a dare al proprio paese un PIL che garantisca realmente servizi, assistenza e crescita. Perciò io il dibattito e la riflessione lo farei fra un discorso di buonismo nell'accoglienza e integrazione, che io ho chiaramente denunciato più volte, e il discorso aiutateci a casa nostra. E questa è l'essenza del discorso, perché anche però nell'accoglienza e nella integrazione, io più che accoglienza parlerei di integrazione, la necessità dell'integrazione oggi più che dell'accoglienza per le difficoltà italiane nell'accogliere nuovi cittadini che scappano dai loro paesi. Io direi che aiutarci a casa nostra è anche la difficoltà ad aiutare a casa nostra. Perché? Perché tanti regimi africani si trovano guidati da dittatori, e noi tante volte abbiamo mandato aiuti all'Africa e non sono arrivati poi agli africani, ma sono rimasti a cricche di potere negli stati, e voglio dire anche la Guinea non brilla rispetto a questo. Perciò è un discorso importante che nelle scuole dobbiamo andare a fare, perché è un discorso che significa quello che sarà l'Europa nei prossimi anni. E perciò, ecco, la difficoltà, come ho detto, nell'accoglienza, perciò aiuto a casa loro, quello senz'altro, e gli sforzi, io penso invece che deve fare l'Italia, è uno sforzo di integrazione rispetto a quelli che sono in Italia e che devono essere integrati. Comunque, rispetto a questa mozione, che chiaramente, come ho detto, ci porta a una riflessione importante sui temi dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'aiuto a casa loro, ecco, dico,
è importante che si faccia, è importante che si faccia anche nelle scuole, e noi come municipio dobbiamo essere protagonisti di questo, ecco, nel sensibilizzare le scuole, perché è importante che i giovani discutano di questi temi. Perciò voto favorevole da parte di Forza Italia. Altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. La lettera dei due ragazzi è ovviamente toccante. Si tratta di una richiesta d'aiuto in Africa e per l'Africa. L'impegno, secondo me, è importante, che viene richiesto nell'atto, oltre a promuovere la celebrazione. Abbiamo già detto che questo municipio aveva già iniziato un percorso per la celebrazione con delle installazioni, eccetera, che sono sicuramente importanti, ma io sottolineerei invece la seconda parte dell'impegno di questo atto, cioè coinvolgere le giovani generazioni a partire dagli studenti delle scuole del nostro territorio affinché diventi un momento di riflessione e discussione sui temi dell'accoglienza e dell'integrazione. Devo dire che sono molto soddisfatto del lavoro che l'assessore De Santis alla scuola sta facendo su temi anche di alta rilevanza sociale. Ovviamente il riconoscimento esteso al Presidente Giannone, Presidente della Commissione Scuola, perché ho avuto personalmente l'occasione di notare una certa sensibilità, una sensibilità elevatissima su questi temi, e è proprio a lui che io rivolgo il mio intervento, chiedendo di cogliere questa parte dell'impegno, e sono sicuro che accetterà. Magari anche prendendo esempio da qualche iniziativa che in Italia c'è già stata. Ce n'è una per esempio molto interessante, la realizzazione di un film che racconta la storia di questi due ragazzi, per il quale ci sono state anche difficoltà a raccogliere dei fondi, insomma è stata un po' travagliata, però è una storia a lieto fine, nel senso che alla fine si è riuscito a realizzare il film, si è riuscito a distribuire all'interno di alcune scuole, e addirittura dei ragazzi hanno presentato delle firme, hanno raccolto delle firme e le hanno presentate al Parlamento europeo, e poi da lì si sono sviluppati altri progetti. Non parliamo di tantissimo tempo fa, stiamo parlando del 2013, e alcune di queste iniziative si sono svolte anche nei nostri municipi, all'interno della città di Roma. Quindi l'impegno lo estendo proprio alla Commissione, al Presidente Giannone che la rappresenta, ma a tutta la Commissione Scuola, di approfondire questi temi, di valutare la possibilità di raccogliere del materiale informativo, cinematografico, come quello che ho citato, e cercare di diffondere il più possibile queste informazioni. Rispetto all'integrazione o non integrazione a casa loro, di qua o di là, io credo che aiutare qualcuno prescinda da dove, quando, come. Dobbiamo attivarci con tutti gli strumenti possibili e a nostra disposizione per cercare di dare un contributo fattivo a quella che è una difficoltà oggettiva che alcune persone nel mondo vivono quotidianamente. Grazie. Altri interventi? Consigliera Tripputi. Grazie Presidente, volevo solo invitare tutta l'Assemblea a soffermarsi su tre concetti che emergono da questa lettera e che in un certo qual modo deve portarci a non solo a riflettere, ma anche a muoverci presso appunto le istituzioni più alte, perché qui si parla a livello europeo.
La prima parola che mi ha, diciamo, suscitato una riflessione è il sostegno, aiuto, la solidarietà, fare una grande organizzazione per l'Africa. Io non so voi, ma il concetto che emerge poi da questa lettera, il messaggio che emerge da questa lettera è uno schiaffo a tutti noi del mondo civile, ok? È uno schiaffo perché noi pensiamo a curare la parte finale del male, ma non la parte iniziale. E la parte iniziale ce lo stanno dicendo questi ragazzi, ce l'hanno detto questi ragazzi su questa lettera, è l'Africa. L'Africa è un continente ricchissimo ed è stato, spero che al più presto finirà, è stato preda dei vari speculatori. L'Europa sta in Africa, quindi non ce lo nascondiamo, cerchiamo di essere anche un po' coerenti e corretti. L'Europa sta in Africa. Ci sono troppi interessi. Quello che ho scoperto facendo delle ricerche su internet, a parte questo film Il Sole Dentro, che appunto rimarca il viaggio di questi ragazzi e viene raccontato appunto da due ragazzi, uno africano e un altro pugliese, che però fanno un viaggio all'inverso, cioè dall'Italia vanno verso l'Africa. E un'altra cosa che ha suscitato il mio interesse è che il Parlamento europeo nel 2000 approvò una risoluzione sulla tratta degli esseri umani con riferimento all'articolo 13 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ora, ben vengano queste iniziative, questi atti e questi indirizzi, però dal 2000 ad oggi stiamo parlando solo di tratte, quindi sempre di immigrazione, ma si potrà un giorno parlare e attuare una politica per cercare di far sviluppare l'Africa con i suoi usi, i suoi costumi, con le sue tradizioni, senza l'ingerenza del mondo civile? E soprattutto una cosa che invito a riflettere: il mondo è uno, non esiste il primo, secondo e terzo mondo, il mondo è uno, ci viviamo tutti in questo mondo. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, solo per poche parole per dire che condivido pienamente questa mozione e di parole ne abbiamo sentite parecchie. Non vorrei però focalizzare l'attenzione su una lettera, sul luogo dove bisogna essere quello che ci siamo detti. Io penso che in ogni luogo dobbiamo tenere dentro di noi fermo il risultato che il diverso non è quello che fa paura, e l'aiuto per le persone deve iniziare da qualsiasi angolo in cui si trova un essere umano. Quindi possiamo partire da Riace, possiamo partire da ogni luogo dove si incontrano persone che qualcuno vorrebbe definire il male assoluto di questa società. Naturalmente questo è un atto che pone l'attenzione su qualcosa di più importante che possiamo fare qui con le scuole, per una partecipazione vera a un momento importante, l'abbiamo già fatto in altre occasioni, ritengo che questo sia un momento molto molto più giusto da fare, quindi propongo quindi che nelle scuole effettivamente si faccia un percorso con i giovani proprio per dissipare questo aspetto che abbiamo raccontato. Io sono rimasto molto molto scosso dal fatto che il Presidente della Commissione dei Lavori Pubblici, il Presidente Rinaldi, abbia letto in quel modo e con quella passione quel messaggio.
guardavo in lui l'emozione e pensavo proprio come se avesse vissuto personalmente un'esperienza da padre, da fratello, l'emozione che si può provare rispetto a una vita umana che si perde. E siccome questo sta succedendo un po' da molto tempo in questo paese, l'indifferenza sta regnando, un'inversione di tendenza è importante. Se parte da questo municipio, se parte da questa sala, da una piazza, da un angolo di questa città, ben venga, ma che sia autentica. Perché l'autenticità si vede nelle persone e la sappiamo riconoscere. Per cui voto convintamente questo atto e ringrazio gli estensori che hanno ricordato che non si può celermente fare una celebrazione quando poi manca sostanzialmente a chi è dedicata, e il ricordo deve insegnare per il futuro ad essere migliori. Grazie. Altri interventi? No? Dichiarazioni di voto? Consigliera Vitratti? Ovviamente il Partito Democratico ha presentato la mozione e quindi voterà a favore di questo atto, e ne approfitto anche per ringraziare per la discussione che c'è stata, però diciamo, al momento è importante secondo me chiudere il percorso e quindi che questo Consiglio sostanzialmente richieda un impegno anche per decidere come andare avanti e se andare avanti. Da quello che ho ascoltato c'è un'unanimità di intenti rispetto a questo, poi credo che sul come, su quale modalità, su cosa trasmettere, diciamo, se partire da quella lettera, se poi la rileggiamo anche più volte, sono tante, diciamo, le sfaccettature. Oggi forse, diciamo, focalizzarci su una più rispetto che un'altra potrebbe aiutare, diciamo, più un posizionamento politico piuttosto che una riflessione generale, e io non mi accontento di dire va bene, allora aiutiamoli a casa loro, perché non perché non siamo d'accordo, perché c'è, ma perché poi quei ragazzi lasciano il loro paese e poi alla fine noi oggi raccontiamo di quei ragazzi morti che hanno dovuto comunque abbandonare il loro paese. Poi è ovvio che questo è un tema sul quale c'è molta attualità politica, c'è una necessità di andare più a fondo e c'è la necessità anche di mettere, diciamo, a disposizione di chi è più giovane, ma anche di fare un raccordo per esempio con le biblioteche del nostro, il circuito delle biblioteche di Roma, insomma cercare di creare quel mondo che culturalmente si faccia carico anche di una narrazione diversa rispetto a quello che siamo purtroppo abituati invece ad ascoltare attraverso solo ed esclusivamente i canali televisivi. Quindi è un passo diverso, locale, basso, ma che ridà anche alla volontà municipale di questo Consiglio, diciamo, un elemento importante di decisione e di partecipazione. Grazie. Altre dichiarazioni? No. Dichiarazione sì? No, ok. Votazione. Allora, votazione. Ah, consigliere Guido, sì, scusi. Grazie Presidente. Allora, prima di dire cosa votiamo, io vorrei specificare qualcosa che mi riguarda personalmente. Cioè, io ho una formazione di tipo storico, di tipo accademico storico, e sono abituato a basarmi sulle fonti storiche. Le fonti storiche sono, come per i giuristi, le fonti del diritto, quindi è la base da cui partire e su cui poi creare un canovaccio, una narrazione che però abbia basi fondanti sui documenti storici, in questo caso. Pertanto io penso non si possa prescindere, oltre che dal lato, come dire, puramente emotivo, che è sicuramente forte in una situazione di questo tipo, è importante però che le scuole, se andranno poi a, come speriamo, a
parlare di questi temi lo facciano improntati anche con l'aiuto dei loro insegnanti proprio sulle fonti storiche. Qui la fonte storica è la lettera di questi ragazzi e quindi il contenuto della lettera di questi ragazzi e quindi la narrazione sarà su quello che questi ragazzi hanno scritto nella lettera. Io la lettera non l'ho letta a caso, in modo che tutti i consiglieri abbiano contezza del contenuto, del valore etico, morale, storico, sociale, culturale, politico di questi due bambini che stanno dicendo: noi veniamo perché lì non è possibile, dateci una mano lì. Questa è la base della discussione che interesserà le scuole. Alla luce di questo, il Movimento 5 Stelle approva l'atto del Partito Democratico e ci aggiorneremo in seguito poi sul prosieguo di questa organizzazione del percorso. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? No? Passiamo al voto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sono 19 voti favorevoli e un astenuto, quindi il Consiglio approva la mozione. Presidente, è tutto per oggi, sono le... Presidente, scusi, sì. Volevo, siccome il Presidente della Repubblica stamattina in una conferenza stampa ha annunciato il conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla città di Roma, volevo fare un richiamo anche fuori Consiglio, non so se è possibile. Sì, se a voi sta bene. Fuori Consiglio? Allora chiudiamo il Consiglio e facciamo questo richiamo. Assolutamente, il Consiglio chiude alle 10:50. Allora, noi come municipio abbiamo sempre una medaglia al valor civile per quanto riguarda il Quadraro e i rassegnamenti del Quadraro, per cui io adesso volevo anche un attimo evidenziare cos'è una decorazione di questo tipo, cioè al valor militare. Il valor militare ce l'ha la città di Napoli, sempre per le quattro giornate di Napoli. E dunque, ai sensi della normativa attuale del decreto legislativo 15 marzo 2010 numero 66, la medaglia d'oro al valor militare può essere concessa a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione ha luogo solo se l'atto compiuto è tale da poter costituire sotto ogni aspetto un esempio degno di essere imitato. Quindi ecco, questo è il senso di una medaglia di questo tipo qua. Allora, io portare un attimo, stigmatizzare quanto sta accadendo, quindi il fatto che il Presidente abbia dato questa medaglia al valor militare alla città di Roma, userò delle parole di un giornalista, e questo brano è tratto da un articolo di Davide Conti, che tra l'altro ha collaborato nelle ricerche appunto per attribuire questa medaglia alla città di Roma, è pubblicata sul Manifesto del 23 ottobre 2018. Quindi Roma è medaglia d'oro al valor militare per la guerra di liberazione. Il decreto della Presidenza della Repubblica del 16 luglio 2018 ha conferito alla città la massima onorificenza, concludendo un lungo iter avviato dall'Ampi di Roma e dall'Ampi nazionale. Il conferimento sta quindi è di questi minuti, la conferenza stampa che ha fatto il Presidente della Repubblica. È un riconoscimento storico. A 74 anni dalla sua liberazione, la capitale vede riconosciuta e definitivamente legittimata la sua vicenda storica, recente e più importante. La resistenza militare dei partigiani combattenti e quella civile del suo popolo, sostenuta durante i drammatici 271 giorni di occupazione nazifascista dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944. Abbandonata dalla monarchia e dai generali fascisti in fuga dopo l'armistizio, Roma diede inizio alla resistenza militare e civile, che, conosciuta per la battaglia di Porta San Paolo, si estese in tante zone della città, caratterizzando poi tutti i 9 mesi di lotta contro gli occupanti nazisti e collaborazionisti fascisti. È un riconoscimento che nelle motivazioni ufficiali richiama concetti, parole e fatti che legano il vissuto del popolo romano alla sua storia ed al senso pubblico e collettivo del suo significato.
le temerarie azioni di guerriglia partigiana, i rastrellamenti degli ebrei e del Quadraro, le stragi delle fosse ardeatine di Pietralata e della Storta come guerra ai civili, le fucilazioni di Forte Bravetta, i luoghi di tortura di Via Tasso e delle pensioni Iaccarino e Oltremare, la deportazione di oltre 2500 carabinieri non fanno di Roma solo una città martire, ma le restituiscono un carattere combattente e ribelle. Le scrollano di dosso la polvere grigia delle vulgate moderate che l'hanno sempre rappresentata dormiente e attendista e spazzano via le narrazioni antipartigiane di cui si sono nutriti il reducismo postfascista e quella parte di società che nel portato valoriale della resistenza ha sempre visto un pericoloso elemento di rottura della comunità su cui si erano storicamente fondati gli equilibri politici, culturali e di classe del nostro paese, dall'unità nazionale in poi. La resistenza di Roma può finalmente mostrarsi nella sua dimensione polisemica, capace di declinare la misura asimmetrica del conflitto come fu la guerriglia urbana e la misura popolare della lotta come sua radice d'origine e ambito indispensabile di sopravvivenza. Una resistenza che rovesciò il senso della storia che il fascismo aveva imposto con la forza ai ceti proletari della città, che espulsi dai quartieri popolari del centro storico per fare largo alla via dell'impero e dall'urbanistica del regime, si riversarono in quelle borgate che diventeranno campo di battaglia, luogo di solidarietà e protezione dei partigiani combattenti, manifestando in modo fragoroso l'ingresso delle masse popolari nella grande storia della Roma contemporanea. Una medaglia che rievoca i nomi e i volti delle figlie e dei figli minori della nostra città, dalle quattro donne decorate dei gruppi d'azione patriottica, Carla Capponi, Marisa Musu, Lucia Ottobrini e Maria Teresa Regard, al partigiano bambino Ugo Forno, ucciso in combattimento dai tedeschi in ritirata a soli 12 anni. Ma la storia della resistenza a Roma è composta da migliaia di episodi di lotta in ogni quartiere, in ogni strada, in ognuna delle otto zone operative in cui il Comitato di Liberazione Nazionale aveva diviso la città per organizzarvi la resistenza armata con contro i nazifascisti, per rendere impossibile la vita all'occupante. La storia ce lo aveva mostrato, da oggi è scritto in modo indelebile che Roma è antifascista. Un'altra curiosità che ho trovato è che una medaglia d'oro al valor militare è stata attribuita a un bambino di 11 anni, Gennaro Capuosso, conosciuto anche con il diminutivo di Gennarino, che è stato un partigiano italiano, eroe di guerra, morì all'età di 11 anni nella Seconda Guerra Mondiale nei combattimenti avvenuti durante le quattro giornate di Napoli, l'insurrezione popolare che consentì la liberazione della città dall'occupazione tedesca. Quindi ecco, pure riallacciandosi al discorso dei due ragazzotti, tutto qua, i bambini, va? Grazie.